Dal coro della chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia raccontiamo la storia di Padre Pio. Questo convento, questa chiesa che ha avuto modo di vedere la presenza di Padre Pio nel 1916. Ma oggi vi raccontiamo quello che è accaduto il 12 di aprile del 1942. La cronistoria del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo annota una presenza importante. Maria José di Piemonte, accompagnata da altre persone, fanno visita a Padre Pio da Pietrelcina. Racconta la cronistoria che la principessa ha partecipato alla Santa Messa presieduta da Padre Pio, restando sempre in ginocchio. Padre Pio, in un certo qual modo però, raccontano anche altri confratelli, la fece attendere, ma non per volontà di Padre Pio, perché Padre Pio doveva terminare le sue confessioni. Infatti si racconta che c'erano altre tre donne di umili origini che aspettavano il loro turno e che giustamente Padre Pio confessò. Poi arrivò la principessa che, dopo aver atteso un po', proprio perché Padre Pio accoglieva tutti, che fossero personaggi famosi e non tutti alla stessa maniera. Finalmente, dopo che Padre Pio ha terminato le confessioni, incontra la principessa. Ebbero un incontro privato e sulla cronistoria si racconta che la principessa ha posto la sua firma nel registro dei visitatori ed ebbe un desiderio particolare, quello di fare una fotografia con Padre Pio. E riuscirono a fare due foto, una foto di gruppo che vediamo e poi fecero una foto proprio per espresso desiderio della principessa, solo lei e Padre Pio. Ecco, sul particolare di questa foto c'è anche un racconto, perché se guardiamo con attenzione la fotografia che ritrae la principessa e Padre Pio, troviamo un Padre Pio un po' imbronciato, un po' impettito, proprio perché uno, lui non voleva essere fotografato e non amava ostentare la sua persona, due, anche perché non voleva in un certo senso strumentalizzare poi quel tipo di fotografia che la stampa avrebbe, e così come ha fatto, divulgato. Una strumentalizzazione, possiamo immaginare, politica. Cosa successe? Tra questi frati c'era il ministro provinciale che subito, un po' indispettito della situazione, si trattava proprio della principessa, chiese prima a Padre Pio ma poi gli diede l'obbedienza. Dovette ascoltare il suo ministro provinciale, quindi obbedire. Padre Pio, da frate obbediente, fece la foto insieme alla principessa, che poi, racconta ancora la cronistoria, firmato il registro dei visitatori, intorno alle 13 Maria José ripartì per Foggia dichiarando di essere rimasta contentissima di questa visita e promettendo di ritornare poi col marito. Una promessa che, come sappiamo, non venne mantenuta, poiché Umberto II fu mandato in esilio dopo la guerra.